Dopo 2 anni di attesa, la comunità cattolica di Hong Kong avrà un nuovo vescovo. Si chiama Stephen Chow, ha 62 anni ed è un gesuita, di lunga esperienza. La nomina di Chow è vista come equilibrata dopo una serie di valutazioni rispetto ad altri candidati, chi più pro-cinese, chi più pro-democrazia. Ed è infatti in questo contesto che dovrà lavorare il nuovo vescovo, che ha già affermato che pregherà per le vittime di Piazza Tiananmen, ma che vuol puntare tutto sul dialogo per comprendere le varie parti in causa. Ma visto il passato da educatore di Chow, potrebbero esserci dei problemi con le autorità locali e quelle di Pechino. Infatti nel 2019, durante le proteste per la legge sull'estradizione, le scuole cattoliche vennero considerate come la causa delle manifestazioni, avendo spinto molti giovani a manifestare per i movimenti democratici. E proprio come ci ricorda Asia News, Monsignor Chow vide con i suoi occhi quanto la pressione di Pechino fu utile nel bloccare un progetto per la costruzione di un'università cattolica proprio ad Hong Kong. Dunque, da una parte equilibrio nella scelta di Monsignor Chow, ma dall'altra anche la consapevolezza che le sfide che attendono il nuovo vescovo saranno senz'altro complicate. Tra le posizioni pro Pechino, quelle per la democrazia, ma con tanta attenzione riposta proprio verso l'educazione.